Sindaco, quello che l'amareggia soprattutto è questa disattenzione da parte del governo ai problemi e alle problematiche di Venezia. Sì, devo dire che sono veramente amareggiato e deluso perché io non sono certamente, come dire, contrario all'azione che ha fatto questo governo di risanamento della situazione economica della nazione, di recupero dell'immagine del nostro paese anche all'estero. E credo che tutti ne dobbiamo essere grati per quello che sta facendo. Devo dire che nei confronti di Venezia c'è una situazione invece molto diversa, una situazione che mi preoccupa, un'assoluta disattenzione e non capisco da che parte arrivi anche di contrasto con le giuste esigenze della città. I finanziamenti deliberati ancora l'altro anno dal Comitatone non sono arrivati, nonostante assicurazioni date da un viceministro. E questo mette in grave crisi la manutenzione e la sopravvivenza stessa della città. Io dico che ben vengano i finanziamenti per il completamento del MOSE, siamo tutti ansiosi che questo vada in porto al più presto possibile, ma ribadisco, se noi avessimo completato il MOSE e dietro ci fosse una città in disfacimento, questo sarebbe assolutamente una responsabilità del governo. Un brutto gesto anche questo di inserire all'interno dell'agenda digitale una leggina che di fatto espropria di quella che era un atto, un provvedimento già dell'estate scorsa con la spending review. Sì, questo è un ulteriore schiaffo dato alla città. Mi meraviglio che non sia stato sufficientemente valutato, anche perché il trasferimento dell'arsenale alla città non è fine a se stesso, cioè non è una rivendicazione proprietaria e basta, ma è all'interno di un progetto di recupero studiato in maniera molto accurata con l'Agenzia del Demanio, alla quale devo dare atto della massima attenzione invece per i problemi della città, un progetto che attraverso le risorse che vengono dai canoni concessori vanno a recuperare un compendio di valore storico, artistico, culturale di assoluto livello mondiale. Siete pronti a mobilitare anche tutta la parte politica, i deputati, una volta che questo documento si è firmato da Napolitano, arriverà in aula? Siamo assolutamente determinati a sollecitare la politica a prendersi carico di questo problema, un problema che evidentemente a livello dei tecnici non è stato sufficientemente valutato e apprezzato. Credo che in questo caso in particolare la politica debba riprendere in mano le redini della questione. Se lo Stato non vi ascolta, c'è un pianeta intero a cui ci si può rivolgere che ha gli occhi puntati su Venezia. Sì, certamente, io credo che il governo debba valutare anche questo aspetto. Venezia è un patrimonio dell'umanità e Venezia è sotto gli occhi, sotto i riflettori del mondo intero. Penso che delle mosse sbagliate nei confronti di Venezia possano danneggiare l'immagine stessa di tutta la nazione. Lei parlava anche dei poteri forti, giusto ci possono anche essere, ma purché ci sia dietro un'etica. Sì, io non ho nulla da dire, i cosiddetti poteri forti sono parte della società e credo ci saranno, ci siano stati e ci siano sempre. L'importante è che questi si muovano con il rispetto di un'etica e del rispetto delle istituzioni, come credo sia dovuto.